A novembre 2023, prima di Poggi al Giro d'Italia 2024, vi avevamo avvertito in questo canale. L'alieno sloveno avrebbe vinto la maglia rosa senza sforzo. Così è stato. Un vantaggio di quasi 10 minuti. Una differenza che ricorda i mostri dopati passati come lo Yeti tedesco nel Tour de France del 97 o il robot Birillo, amico del canale Bjarne Riis, al Giro d'Italia 2006. Non diremo che ha vinto senza sforzo, ma il suo direttore, Moonlight Matching, in un'intervista radio, ha insistito che Poggi non ha pedalato appieno in questo giro per non arrivare stanco al Tour de France a luglio. Da questa piccola emittente non solo crediamo al braccio destro di Dracula Gianetti nel team di Sonia Duval, siamo certi che hanno smorzato l'intenzione di vincere di più con il mostro sloveno o con l'eterno Rafa Majka, come hanno fatto col giovane Piepoli. Lo sloveno lascia l'Italia con 6 vittorie e il trofeo senza fine, pareggiando il record di Rominger dopato da Ferrari con 6 vittorie e la maglia gialla alla Vuelta 94. Anche Poggi porta 2 record delle tappe più brutali di questa corsa rosa. Il primo è l'ascensione al Passo di Foscano, dove ha scalato in meno tempo rispetto a Valjevec al Giro 2005, sorpresa per Contador, che disse sembrava che la sua Pantera Rosa salisse in moto per impedire la vittoria di Tramadolito Quintana. Vittoria. Poi, al scalatore colombiano, ha tolto il secondo gran record, quella dell'ascesa al Monte Grappa, riducendo il tempo. E bisogna tener conto che Tramadolito nel 2014 la fa in una cronoscalata, non dopo 20 giorni di corsa e più di 150 km percorsi, come appena fatto da Poggi. Parliamo di 2 ascendenti storiche dello sloveno, 2 delle sue migliori esibizioni in arrampicata in assoluto, dove ha guadagnato oltre 5 minuti dei quasi 10 di vantaggio accumulati su Martinez, in classifica generale. Più di 5 minuti su poco più di 10 km e 25 minuti di sforzo. Se poi aggiungiamo il minuto e mezzo impiegato in soli 6 minuti nella cronometro di Perugia, grazie all'innovativo reggiseno aerodinamico, allora parliamo di 7 minuti e mezzo di vantaggio in mezz'ora di sforzo, almeno per Poggi su Martinez, secondo nel Giro d'Italia. Una umiliazione totale. Ha un ritmo pari a quasi 7 watt al chilo. E ricordiamo, secondo Machin, ciò avvenne senza aver pigiato l'acceleratore della bellissima Colnago Rosa del numero 1 al mondo. Qual è il segreto di Taddeo? Guardando oltre il reggiseno aerodinamico, dove l'unico che poteva battere era chi aveva infranto il record dell'ora qualche mese prima, e guardando oltre la sua dieta di birre, hamburger e cibo spazzatura con cui Poggi si ingozza, di cui abbiamo parlato in passato, e guardando oltre le concentrazioni in stanze ipossiche che gli regalano i polmoni di un allevatore di bestiame boliviano mai visto il mare, c'è un altro segreto per spiegare perché Poggi non solo ha annientato tutti quei record, ma ha anche concluso il Giro d'Italia più veloce mai visto. Già, un altro record di velocità battuto in questi tempi folli. Non vale solo per le classiche di un giorno o le corse di una settimana, ma anche nei grandi giri. E questo può essere spiegato solo in un modo. Doping? Ma no, tutt'altro. Bisognerebbe essere un tipo molto, molto cattivo e cinico per credere che nel team di Sonia Duval un ciclista possa essere dopato. No! L'ultimo segreto del nostro mistico sloveno vi lascerà a bocca aperta. Per arrivare freschi come una margherita al traguardo dopo aver speso il giorno in cui regalava bidoni ai giovani fan e poi sopportava stupide domande da parte dei giornalisti per ore, hai bisogno di avere energia, una forza nascosta dentro di te. E grazie ai progressi nutrizionali nello sport negli ultimi 5 anni, la scienza ha seguito alla lettera Poggi e Cho. Possiamo capire perché, subito dopo la cerimonia sul podio, il miglior ciclista degli ultimi 40 anni onora un appuntamento romantico con la sua famosa e bellissima compagna. Come fa?
Molto semplicemente. Il fidanzato di Uska Zygart non mangia solo pasticcini industriali e pollo al curry. Mangia la colazione dei campioni. Nel 1995 fu Enevit Indurain a mangiare queste famose barrette assieme al succo d'arancia che lo aiutò a schiacciare mostri dopati come Alex Zuller o Bjarne Ress. E Big Mig lo fece in modo pulito. Gocco Prieto, il nutrizionista spagnolo di Poggi, ha svelato il segreto per il suo alieno per continuare a battere i record di sporchi, tempi dopati senza imbroglione. Poggi sfrutta le tappe più importanti, si alza presto e fa colazione come un concorrente del reality show Survivor dopo aver vinto una prova ricompensa. Lo sloveno arriva al buffet gratuito dell'hotel e non lascia nulla per i poveri turisti in quelle sporche trappole francesi e italiane. Passa 40 minuti a mangiare sandwich di omelette con pane di segale, porridge di riso con fragole e mirtilli e poi gofre deliziose con marmellata di pesche e fragole. E questo è l'unico momento della giornata in cui non ascolta le canzoni del suo rapper preferito Eminem. Ascolta invece i successi di Charlie Waffle, Bye Bye Boobies, 'Cause I'm a Big Kid Now. Eh già, questa è la musica che motiva lo sloveno a fare a pezzi il resto dei corridori del gruppo. Mi sa che adesso l'hanno finalmente capito. Ipossia, birra, reggiseni, ancora birra, biciclette all'avanguardia, gaufre, birra e musica rap. È così che Poggi ha vinto in Europa, Perugia, Prati di Tivo, Livigno, Montepana e Montegrappa. L'organizzatore dei dinosauri deve essere felice perché per la prima volta ha speso 2 milioni di euro per una stella straniera dopo aver sprecato tanto con Lance o Pierre Baguette o l'amico del figlio del dottor Cecchini o la Focus di Avonpool. È stato ripagato. I fan sono felici di un ragazzo che mette su spettacoli circensi per intrattenerli. Siamo addosso raggianti perché disponiamo di materiale abbondante con le performance più magiche e pulite di sempre. Contenti che per la prima volta da quando Tony Rominger era dopato nel 1995, un ragazzo porta la maglia rosa il secondo giorno e arriva alla fine senza averla tolta. Siamo tutti contenti che una corsa noiosa sia rifiorita con un ragazzo che, se avesse voluto, avrebbe potuto mandare il papà Martinez e l'alcolista gallese a un distacco di più di 15 minuti e l'avrebbe fatto con facilità. Tutti sono felici che Poggi abbia ottenuto 14 vittorie entro la fine di maggio, tutte di livello mondiale e molto importanti. E siamo estasiati che in questo giro da solo abbia ottenuto più di 3.000 punti UCI. Più punti lui da solo che tutta la squadra della Mummia dell'Uomo e le moto motorizzate di Giovan Battista Iera. E ha fatto tutto questo senza sforzo, con un sorriso sul volto. Come non essere felici dei progressi della genetica? Poggi, sei unico su questo pianeta ed è per questo che ti amiamo.